Partenza da Foggia, arrivo a Montemarano, nuovo viaggio per il treno storico dell'Irpinia. Il convoglio fermerà nella rinnovata stazione del comune Altirpino in occasione dei festeggiamenti dedicati al carnevale. Continua dunque il percorso di rilancio a fini turistici dell'antica ferrovia. La presentazione della nuova tratta si è tenuta ad Avellino al Circolo della Stampa. Al tavolo il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, gli onorevoli PD Luigi Famiglietti e Valentina Paris, la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, il numero 2 di Palazzo Santa Lucia Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri. Il primo viaggio del treno è in programma per domenica. Nei prossimi mesi si punta a percorrere l'intera tratta fino al capoluogo. È una forma di turismo, quella del treno storico, che credo che col tempo prenderà piede perché intercetta un bisogno dei turisti, di una certa fetta di turisti che prediligono tempi diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vivere, dove l'obiettivo non è arrivare nel minor tempo possibile a destinazione, ma arrivarci gustando il viaggio e gustando anche la riscoperta di borghi nuovi che sono lontani dai luoghi più conosciuti. Stiamo mantenendo gli impegni. Dopo la prima tratta, che ricorderete, arrivò a Calitri, poi siamo arrivati a Montella, adesso a Montemarano. La Fondazione RFI ci conferma che per gli inizi dell'estate avremo la tratta fino ad Avellino, quindi l'intera opera infrastrutturale. Poi occorre costruire attorno a questa infrastruttura eventi. Naturalmente voi sapete che non è un trasporto pubblico passeggeri ordinario, è una linea storica con un forte connotato culturale, enogastronomico, ambientale. E quindi dovremo arricchire questa tratta di testate, di eventi, di occasioni.